con voi un nuovo video. In questo video voglio farvi vedere i nuovi prodotti dell'ultimo periodo che mi sono piaciuti veramente tantissimo per una serie di motivi. Parto subito col primo, che è il nuovo pacchettino di Estrosa, dove ci sono all'interno le due nuove collezioni. Uno è la Japan Glam, che è questa, composta da quattro colori semipermanenti classici, e ve li faccio vedere uno a uno con anche il relativo swatch. Partiamo dal primo. Il primo è Fiore di Loto. Poi abbiamo Peonia, poi abbiamo Sakura, come vedete tutti i toni sul rosa, sono comunque anche molto coprenti, e alla fine abbiamo Geisha. Questi sono i quattro colori della collezione Japan, e ora passiamo alla collezione, all'altra collezione che mi è arrivato, che è la Miami. Questa Miami qua è questa collezione qua però di Persistance, che sarebbe il 3 in 1, che uso tantissimo sia nella ricostruzione che nel semipermanente, perché tra le altre cose sono veramente super super coprenti già la prima passata. E anche qua abbiamo quattro colori che vi ho fatto vedere anche nei social, ma vi faccio vedere da vicino gli swatch. Paradise, che è questo colore azzurro, poi Florida, che è questo che mi piace tantissimo. Sun Beach, che è questo che avete visto anche un tutorial e una nail art, e anche questo colore sono tra i miei preferiti. E poi abbiamo Ibisco, che è questo quest'altro colore rosa. Queste sono le nuove collezioni di Estrosa che mi sono veramente molto molto piaciute, e ora passiamo al prossimo prodotto. Sarò un po' veloce nella dimostrazione perché ho veramente tantissime cose da farvi vedere. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è che mi sono arrivati dalla Jewel Candle due prodotti molto interessanti. Uno è questa candela, e la caratteristica è che qua nella parte del retro c'è una sorpresa. Voi l'accendete e ovviamente ha una buonissima profumazione. Questa è anche molto delicata, che è il Blueberry Pancakes, e man mano che questa si scioglie, riuscirete ad arrivare alla sorpresa. Ovviamente ci sono di tantissimi tipi, con tantissime sorprese. Secondo me è una cosa anche molto carina come regalo. E in più mi è arrivata questa cosa che io non ho mai provato, perché io avevo già collaborato con loro in passato, e quindi le candele mi ero trovata molto bene. Questo è un nuovo prodotto che non ho mai provato, che sto provando adesso, e mi piace veramente tantissimo anche come idea, che si chiama Jewel Bath, che è in questa confezione qua, dove praticamente voi iniziate a sciogliere il composto, che non è altro che un olio anche da massaggio, quindi voi lo lasciate sciogliere, poi spegnete la candela, aspettate che questo un attimo si raffreschi, perché ovviamente non deve essere l'olio bollente, e potete versarlo addosso a voi per fare un massaggio. E anche qua al suo interno ha anche un dono, che può essere un anello, un pendente, un ciondolo, insomma può essere qualsiasi cosa, appunto la scelta tra queste cose. Mi sono un attimo impappinata, e secondo me questa cosa è fighissima, soprattutto anche veramente bello come regalo, come pensiero. Vi lascio qua sotto in box informazione comunque il link al sito se vi può interessare. Tra altre cose, l'azienda gentilissima mi ha fornito anche un codice sconto del 15% scrivendo Madina Fashion, ed è valido fino alla fine di maggio, quindi se è una cosa che vi interessa vi consiglio di usufruire appunto di questo sconto. Parliamo del prossimo arrivo, che è stato quello di Mesauda, dove finalmente sono arrivati anche a me i pennelli. Questi pennelli li ho visti anche in altri video, li ho sentiti recensire da altre persone, ne ho sentito parlare bene, li ho visti al Cosmo, però devo dire che sono veramente super 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 morbidi, e non vedo l'ora di iniziare a utilizzarli, perché mi hanno colpito veramente tantissimo. Ve li volevo far vedere uno a uno. Allora, il primo che mi è arrivato è il 501, poi il 506, il 510, il 521, il 523 e infine l'ultimo da sfumatura, il 513. Vi ripeto, non vedo assolutamente l'ora di provarli. Se qualcuno di voi anzi li ha provati, ne ha acquistato uno, fatemi sapere come si è trovata, perché veramente mi hanno colpito tantissimo. L'altro arrivo sempre di Mesauda sono gli Extreme Matte, che avete sentito e visto anche qua nei social, e soprattutto anche gli swatch nei miei social, che sono praticamente le nuove loro tinte labbra opache. Io sinceramente ne ho già provata una, perché non potevo fare a meno, che mi piace tantissimo, ed è questa qua, che è la 102, che è questo marrone,
e vi devo dire che mi sono trovata molto molto bene. Facendo gli swatch mi sono accorta che non tutti i colori si riescono a stendere bene, quindi adesso dopo questo video quindi inizierò a provarli tutti i colori per capire quali sono i colori che mi piacciono di più e quelli meno, che ovviamente quelli che mi piacciono di più lo vedrete anche nei social stessi. E partiamo subito a farveli vedere. Allora, ve li rimostro tutti quanti. Questo è il 102, poi abbiamo il 110, poi abbiamo il 101, non ve li ho messi in fila, abbiamo poi il 108, il 107, 105, 103, 109, 104 e infine il 106. Fatemi sapere anche in questo caso se qualcuno di voi li ha già acquistati, qual è il colore che gli è piaciuto, insomma fatemi sapere tutto se li avete già acquistati. E ora passiamo all'ultima parte, anche se è molto capiente di prodotti e sarete anche felice voi sicuramente. L'ultimo pacchetto è di Deborah Milano, dove mi sono arrivati i nuovi eyeliner Extreme Vinili, eyeliner liquido effetto brillante in 4 colori, e mi è arrivato lo 02, che è questo marrone, lo 0 è che questo verde scuro molto molto carino, lo 01 che è il nero e infine il blu che è lo 004. Ma soprattutto, molto curiosa di provare, mi sono arrivati gli eyeliner opachi, sempre della stessa collezione, con scritto eyeliner extra matte, e sono degli eyeliner completamente opachi che mi incuriosiscono tantissimo. Partiamo dal primo colore, che è lo 001, o meglio il matte black 01, abbiamo poi il matte khaki green 03, il matte blu 04 e infine il matte brown 02. Curioso di provare questi qua opachi. All'interno c'erano anche, felicissima io, le BB Bronzer Glow in 2 colori, il crema gel colorata effetto abbronzatura dorata in 2 colori, lo 01 che è questo e lo 02 che è questo. La particolarità è che al loro interno hanno questo pennellino qua. Peccato che non si riesce da qua a vedere comunque la colorazione, però io con questi qua di Deborah, di un'altra linea, collezione, come crema colorata, mi piace tantissimo, la utilizzo tuttora, infatti è quasi finito. Quindi non vedo l'ora di utilizzare questi due prodotti a seconda ovviamente di che periodo è, che stagione è, se sono più o meno abbronzata. E qua dietro c'è scritto crema gel colorata, uniforme, corregge, idrata e protegge, esalta il colorito. Effetto fresco, multifunzione, molto molto interessante, ed è un barattolino da 30 ml. Al suo interno c'era anche il 2 bronze highlighter che esalta il colorito e illumina, che è questo, bello il packaging come vedete. E questo è al suo interno appunto l'effetto bronzer più l'illuminante. E infine c'erano all'interno anche 3 maxi terra abbronzanti di 3 colori diversi. Allora, questa è la numero 1, la più chiara, la light, che poi, a dirvi la verità, tra la 1 e la 2 non noto una grandissima differenza di colore aprendolo così, e noto più differenza ovviamente col colore 3. Questa appunto è la medium, che è il numero 2. Bello anche l'effetto all'interno dei fiori. E infine la parte del quello più scuro, che è lo 03, che è il dark, che è questo. Come vedete anche dalla camera, ma anche dal vivo, c'è più differenza tra l'1 e il 2 insieme col 3 rispetto all'1 e il 2. Infatti quando li ho visti non riuscivo a capire, secondo me, tra l'1 e il 2 quale fosse più scuro. E ora vi faccio vedere l'ultima cosa invece di Deborah Milano, che mi ha incuriosito molto. Mi è arrivato questo super pacchetto con tutti questi smalti, ma tanti saranno per voi, lo sapete. Dice che sono lo smalto all in one, quindi base, colore e top coat insieme, in questo packaging.
Mi piace tantissimo l'idea di avere appunto un prodotto unico. Devo essere onesta, un colore di questi l'ho voluto subito provare, che è il bianco, e sinceramente mi è piaciuto perché si stende anche bene, si stende facilmente, e poi è bella l'idea che comunque abbiamo un passaggio in meno di tempo di asciugatura, soprattutto per il top coat. Non ho provato ovviamente né la durata né nient'altro, perché mi interessava soprattutto capire la stesura, perché già dalla stesura si capisce se un prodotto è buono o meno. Vi faccio vedere tutti i colori. Vi faccio vedere il primo colore, che è questo, che è il numero 16, ed è carino perché anche sul davanti c'è il colore e il numero. Cosa meno, se ne avete tanti riposti anche in un cassetto, è facile trovare il colore che volete. Il numero 13, il numero 9, il numero 11, il numero 1. Il numero 15, il numero 4, il numero 3, il numero 10, il numero 14, il numero 12, il numero 7, il numero 8, il numero 20, il numero 17, il numero 9, scusate, il numero 2, il numero 18, il numero 19 e il numero 5. Come vedete, la collezione completa e ricca veramente di colori che mi incuriosiscono, anche per questo prodotto, essendo che a me piace così. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha già avuto l'occasione di provarlo, ne ha già acquistato uno, insomma fatemi sapere di questi prodotti che vi ho chiesto, se già li conoscete, se li avete visti, se li avete provati, perché sono curiosa, soprattutto se avete già provato un qualcosa in particolare, io vedo di provarne un altro, almeno ci sono più recensioni su diversi prodotti. Questo è tutto quello che mi è arrivato nell'ultimo periodo, come vedete è arrivato tantissime cose, l'ho raggruppato in un video anche un po' più lungo, sicuramente del solito, anche per non fare 1800 video sui nuovi prodotti. Tanti swatch li avete visti anche nei miei social, però chi non mi segue nei social e mi segue qua su YouTube, almeno hanno visto anche loro le novità. Vi consiglio, se avete appunto i social, di iscrivervi, perché sto caricando un sacco di foto, sto provando tanti prodotti, sto ricevendo diversi prodotti, così almeno potete rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su, al prossimo un grosso bacio, ciao!